Questo è il mio outfit della serata. Amore, sei bellissima. C'è il compleanno del mio amore, vero amore? Mi sono fatta, allora mi sono rimessa l'extension. Mi sono fatta questo trucco bellissimo, che è tipo l'ultimo del mio video tutorial che vi ho fatto Get Ready. E poi mi sono messa il mio bellissimo orologio Daniel Wellington, che ragazze lo adoro. Guardate, mi sono presa questo qua nuovo, che si intona perfettamente a questo outfit, perché è nero e oro rosa. Io lo amo tantissimo, lo faccio vedere meglio da vicino. Questa è la confezione e questo è l'orologio. Guardate, è stupendo ragazze, è troppo bello. Io lo amo perché è elegante, però comunque si può mettere sempre. Secondo me si abbina tantissimo al mio outfit. Cosa ne pensate? Comunque ragazze, vi lascio il mio codice sconto di Daniel Wellington. Se volete approfittare sul sito avete il 15% di sconto con il codice Carlita15. E vi consiglio di approfittare, che sono bellissimi gli orologi. Andate a vedere orologi da uomo, da donna. Sul sito Daniel Wellington ci sono un sacco di offerte e di sconti. E voi comunque, anche se ci sono tanti prodotti scontati, inserite sempre il codice Carlita15 che avete un ulteriore sconto. Comunque questo orologio io ve lo consiglio come modello, perché secondo me è stupendo, cioè lo indosso praticamente sempre. Sì, amore, siamo qua. Sono tutti in Nona. Oh, che bello! Ti ha portato i soldi? Bravo. Siamo qua con questa bella vista. Amore, guarda, fai vedere la vista per il compleanno di Dario. Siamo venuti a questo locale Happy Hour a Monte di Procida, che è bellissimo, ve lo consiglio. Adesso vi faccio vedere. Guardate qua, Matteo, stai sempre davanti all'obiettivo. Guardate che bella vista che c'è. Stupendo. Amore, auguri, buon compleanno, c'è la tua festa. Qua è bellissima la visuale, amore. Un abbracciamento a tutti quanti. Un bacio. Grazie. Venite tutti in questo locale che è bellissimo. È piano, la Monte di Procida. Si mangia benissimo, infatti stasera il gallerino. Poi sei bravo. Sì, te la facciamo. Quali, ma non mangi? Buonissimi questi panini, raga, panini e pizze troppo buoni. Dolcini, auguri, auguri. Caffè, yummy. Un metro la mano che torno. La torta, io ho la testa di Dario e Dario ha la mia testa. Amore, mi è decapitato. Abbiamo fatto fare questa torta da pasticceria Alessandro a quarto. Con, com'è amore questa torta? Descrivicela. Mille foglie. Mille foglie. Mille foglie. Vabbè. Crema chantilly. E fragoline, l'ho richiesta io. Buon appetito. Ma tu pensa che noi quando andavamo a vedere sto film fu bellissimo. Poi c'è così, no, scivo da là e Dario fece lo zoom. E Dario fece, ma a me mi pareva proprio essere di Gaga, ci assomigliava proprio. Io, scemo, ma perché? Quella mica è veramente lei, quello è il film della vita di Lady Gaga, ma non è Lady Gaga. Non è qua anche il film. Ma che va così? Buongiorno family, oggi io senza trucco, in tuta, perché stiamo ancora smaltendo la serata di ieri, vero amore? È stata bellissima. Siamo andati in questo locale che si chiama Happy Hour. Scusatemi per il mio aspetto che è davvero pietoso, però davvero oggi sono stanca, vogliamo stare a casa, vogliamo fare nulla. Abbiamo mangiato un sacco in questo locale che vi dicevo si chiama Happy Hour e si trova a Monte di Procida. È davvero bello perché c'è tutta la vista, molto panoramico. Noi già ci siamo andati tante volte, lì si mangia bene, sia il panino, la pizza, lo fanno davvero buono. E anche per le feste ve lo consiglio, è molto bello, è un posto molto molto adatto per le feste, sia perché è panoramico, sia perché comunque puoi mettere, c'è molto spazio per mettere i tavoli, molto molto carino, e poi fai bella figura perché comunque mangi bene. E
siamo divertiti un sacco, grazie a tutti gli amici che sono venuti, vi vogliamo tanto tanto bene, grazie a voi per tutti gli auguri che ci avete fatto sia su Instagram che qua su YouTube, vi ringraziamo tantissimo e niente, è stato veramente veramente bello. Adesso abbiamo i postumi della mangiata, quindi oggi pensate che adesso sono tipo le 3 del pomeriggio, oh mio Dio, sono le 5, scusate, vabbè, sempre il mio piccolo problema del fuso orario, e in pratica ancora non abbiamo mangiato, siamo ancora a digiuno, perché praticamente abbiamo comunque sperimentato questa tecnica che dopo le grandi mangiate noi facciamo sempre tipo 15 ore di digiuno. Provate anche voi se resistete, però io di solito, cioè, mi sento gonfia, quindi non ho voglia di mangiare. Comunque anche il mio personal me l'ha consigliato, ha detto fai un po' così di digiuno, così ti depuri, e comunque stasera mangiamo bene, quindi non mangiamo schifezze. Comunque però era tutto buono, mio Dio, quel panino mio, salsicce e friarielli, la pizza, oddio, ragazzi, top top, buonissimo. Comunque ragazze, cosa importante, vi voglio far vedere meglio l'orologio Daniel Wellington che ieri vi ho fatto vedere, però era un po' scuro. Vi voglio far vedere con la luce com'è bello, ragazze, vi giuro è stupendo, brilla tantissimo. La cosa bella è che avendo questo oro rosa lo potete abbinare su tutto, io veramente ve lo consiglio. Poi è leggerissimo, io da quando indosso questo cinturino davvero gli altri non li metto più, uso solo questi di Daniel Wellington perché sono molto leggeri e poi ci fa proprio bella figura. Anche con il quadrante bianco, e c'è anche in argento. Anche la confezione è bella, io vi consiglio di approfittare del mio sconto Carlita 15 e di fare anche qualche regalo di Natale, ragazzi, anticipatevi, perché così veramente con questi orologi con lo sconto risparmiate un sacco e fate bella figura, perché sono orologi buoni, io da anni che li uso e sono buonissimi, sono di qualità. Quindi casomai vi metto il link nel box informazione del mio modello. Comunque, se vedete sul sito ci sono un sacco di modelli per uomo e per donna, e il codice Carlita15 è valido su tutto il sito Daniel Wellington. Siamo per uscire, vero? Pupia, mamma? Che c'è? Dai, ti ha messo il pizzaglio, però lei si è seduta. Ma dai, usciamo, andiamo al lago a fare una passeggiatina. Non è molto convinta. Amore, comunque mi sono messa lo zainettino, ragazzi, guardate qua, sono proprio in tenuta super, oh mio Dio, scusate, super sportiva. Zainettino, scarpe, la tuta, perché voglio stare proprio scialla oggi, ieri tutta agghindata, coi tacchi, il vestito oggi, scialla, scialla. E adesso ci andiamo a fare questo bel giretto al lago. Sì, a mamma, sì, sì, saluta a tutti, ciao, ciao. Il mio outfit di oggi, ragazze, tuta, felpona e si vola, scarpe, oh. Sì, sono tipo 15 anni, amore. Perché? Guarda questo vestito, una quindicenne. Volete vedere cosa ho regalato a Dario? Amore, per far vedere cosa ti ho regalato? Amore. Cioè, amore, la carta igienica, facciamo pubblicità, dai, amore, amore, ma fammi vedere il regalo, eccolo qua, ragazzi, ve lo faccio vedere io, che no, questo disgraziato, io. E fallo vedere tu, e noi non possiamo aspettare a te che chiudi, che fai, ci abbiamo da fare noi, sì. Questo, il, come si pronuncia, come si chiama? Brower. Brower, speriamo di averlo pronunciato bene. Comunque questo giubbino, vai, modello Dario, black and white. Amore, ti sta benissimo, questo è perfetto per la meta del nostro viaggio. Shhh, è ancora segreta, ancora non si sa dove andremo. Guarda, ma poi è bello perché si chiude tutto qua. Poi andiamo, sta benissimo, amore. Questo giubbino voglio fare pure il rapino, dica. Bello, stai bene, stai caldo caldo, ma però fa caldo, te le luo. Aspetta un mese, vabbè, potevo mettere, ma non è temperatura, Dario è come bimbi, se l'è messo, ma non fa freddo da mettertelo, amore. Dai. Sto già il sole e fa freddo. Comunque, ragazze,
il regalo, vi ringraziamo per gli auguri, il regalo ve lo facciamo noi, perché abbiamo deciso di prolungare il meno 20%, sì, in tanti me l'hanno chiesto, Carità, metti lo sconto su una comic, vogliamo fare grande rifornimento, allora, per darvi la possibilità di fare grandi rifornimenti, grande scorta, meno 20% su tutti i prodotti Apiarium, l'abbiamo prolungata, l'avevo fatta per 2 giorni, facciamola durare una settimana e approfittate anche, anticipatevi, sì, perché sono bellissimi per i regali, cioè secondo me sono i prodotti più belli da regalare, perché ci fa proprio bella figura, quelli là Apiarium sono belli da vedere, sono profumati, sono proprio belli da regalare, quindi anticipatevi con i regali, anche autoregali, anche perché io da appassionata così di questi, se li comprate prima, regali di Natale, non andate sotto di... e non vi viene l'ansia, e più più ragazze, chi supera i 99 euro alla felpa il regalo, mua, tutto per voi, viva Carlita Shop Family. Adesso andiamo, ciao. Ciao ciao amore, comunque non lo voglio dire, ma noi dovevamo fare il digiuno, ma io già tengo fame, no, tengo una fame, amore, io tengo fame, voglio sushi amore, no, sushi. Dobbiamo digiunare, vabbè, però stasera ceniamo. Riguardo ai prodotti Apiarium, io vi consiglio di approfittare e di prendere tutti questi scrub che sono bellissimi, profumatissimi e soprattutto contengono sali del Mar Morto, quindi sono ottimi contro la cellulite, contro i peli incarniti. Quando li passate si rassoda un sacco la pelle e sono fantastici. Io li amo, ve li straconsiglio, durano un sacco. Poi anche come idea regalo, ci fate una bella figura, ci potete abbinare la crema, il profumo, il bagno doccia della stessa linea, sono molto molto belli. Se venite su caritashop.com andate nella sezione Apiarium, dove li trovate tutti scontati. Adesso è un'offerta che stiamo facendo per pochi giorni, quindi approfittate, fate scorta. Guardate, questi sono anche belli da tenere sulla vasca da bagno, ci fate proprio bella figura, infatti io ce li ho sempre qua in bagno, mi piacciono tantissimo anche proprio come tipo ornamentale, mi piacciono un sacco perché comunque con questa grafica sono stupendi. Abbinare allo scrub la crema, questa qua è bellissima, tulipano e papavero, io adoro questa profumazione, e come crema c'è anche il formato così nel flacone, che è fluida, sono entrambe leggere, quindi non ungono, quindi subito si assorbono, sono molto buone, rassodanti, profumate, io adoro queste profumazioni. Lo scrub ad esempio c'è anche questo qua, acqua e sale, anche buonissimo, c'è alla vaniglia, c'è ambra e gelsomino, sono tutte bellissime queste profumazioni, veramente ve ne innamorerete. Approfittate anche della linea capelli, che adesso che è scontata veramente costa pochissimo, il termoprotettore, il balsamo, lo shampoo, tutti gli spray per capelli, io li adoro, questi qua di Apiarium sono stupendi, e anche il mitico acido ialuronico, adoro il contorno occhi, tutte le creme, le maschere, eccole qua, io ce l'ho tutte qua, le maschere Apiarium sono ottime, ragazze, approfittate, sono stupendi questi prodotti. Amore, il braccialetto, com'è bello, questo è il regalo che ha fatto il nipotino Matteo, è troppo bello. Cosa c'è scritto? Non si vede bene, che non metti a fuoco, comunque è tutto inciso, c'è scritto per dirti che sei uno zio fantastico, tutto inciso, sei uno zio fantastico, sì. E poi qua zio. Non metti a fuoco, uff, c'è scritto zio, è comunque bellissimo, amore, non te lo togliere più, è troppo bello questo bracciale, è stupendo, quando non si rompe, no, è perché si deve rompere. Matteo, grazie Matteo, nostro nipotino Matteo, grande Matteo. C'è anche Pupi, siamo venuti al lago, però ragazzi si è fatto buio, cioè alla fine sono le 5:30 e già è buio, uffi. Ragazzi, siamo nel lago, là c'è il lago, non so se riuscite a vedere, è tutto buio, Dario fa luce col telefono, ma mi giuro che fa paura qua sotto, vero amore? Film di paura, cioè sembra un film dell'orrore, oh mio Dio, vi giuro che... No vabbè, è caduto anche un albero, oh, cos'è cacchio è qua? Coppa. Pupi, vieni qua, ho paura, no, che vabbè, fantasma. Non vedo l'ora di arrivare fuori perché ho tantissima paura. Lavola. No, dai amore, mi sto spaventando davvero, non scherzare. Cioè mi sono spaventata. Stiamo nelle tenebre. Amore, non fare questi giochi stupidi, lo sai che io rimango, cioè metto paura. No. Dai. Oh, è caduto qualcosa. Oh mio Dio, che cacchio è caduto? No, oh, vabbè. No, non arriviamo mai fuori da questo lago. No, cioè, sei entrato in tunnel senza voi. Dai, amore, mi stai facendo mettere paura davvero.
Oh, uffa, quando arriviamo fuori? Amore, non sto scherzando. Vedi, si spegne la luce, tu vedrai solo il buio. Dai, amore, no, metti questa cacchio di luce. Amore, ho visto una ombra, non sto scherzando, amore. Che cacchio è, che paura sto coso. Fai luce a sto coso, è tipo un graffito. Ma no, mi sembrava un mostro. Tipo graffito, è un graffito. Amore, ma non arriviamo... Oh, ecco qua, guardate, fa vedere, amore. Un albero. Quando ha fatto quel vento lunedì. Guarda, caduto. No, vabbè, amore, mi sto spaventando tantissimo. Basta. Dobbiamo uscire da questo posto, basta. Da 3-4. Ma quando arriva la fine? Mai. E dai, amore. Che? Dai. Fantastico. Altro albero caduto a terra. Dai, amore, basta, torniamo indietro. Qua. Amore, come si fa qua a passare? Cioè, non lo so, fai luce. E fa paura, vai giù, vi giuro fa paura. Sono due alberi caduti. Non so se riuscite a vedere. Questa di no. Non si riesce a... Dobbiamo scavalcare. Vieni, Pupi. Come fa Pupi? Guardate, sono due alberi proprio che intralciano il percorso. Eccolo. Un altro sta qua. Ah. Amore. Come fai, ecco cosa davanti? Amore, mi fai paura. Sono trasformato. E dai. Amore, smettila. No, a mangiare sì, allora sei tu, non sei un'altra persona. Se vieni a mangiare. Amore, ma c'è qua dentro. Non sto scherzando, vedo le ombre. Amore, dai, basta, amore. No, amore, mi sto mettendo paura. Non ti avevo caduto. Ma perché siamo venuti in questo posto? Un altro albero, guardate. Amore, fai luce. Oddio, ragazzi. Questo sarà il mio ultimo video, davvero. Cioè, proprio perché mi verrà un infarto dallo spavento. E non è un titolo a chiappa visualizzazioni stavolta, perché davvero mi sono spaventata tantissimo. E davvero, cioè, un altro albero caduto, aiù. A questa è a causa della bufera che c'è stata. Cioè, è incredibile. Poveri alberi. Ragazzi, avete presente quelle persone che dicono: no, io non vado al supermercato, non esco a fare la spesa, no, non esco senza trucco neanche a fare la spesa? Non è il mio caso, senza trucco. E felicissimo, oggi mi sento una bimba perché ho anche tipo lo zainettino. Così carina, carina, è bello ogni tanto far respirare la pelle senza trucco. Guardate qua che bella pelle che ho. E la cosa bella, è veramente bello, quante volte ho detto bello, poter uscire senza trucco e senza vergognarsi, solo con i prodotti Carlita Shop. Avete questa pelle così, fate scherzi, però è vero, se usate prodotti buoni della skin care capiterà che non vi toccate, insomma, non vi guardano male perché avete una pelle bella, giovane e luminosa. Adesso faccio la spesa. Tantissimo mi chiedete sempre dove ho preso i tacos, eccoli qua, quelli di cui vi ho fatto il mukbang, li ho presi qua. Io vengo sempre in questo supermercato, Sole 365, e li prendo qua. Vedete dove c'è tutto il reparto etnico? Sono buonissimi, ve li consiglio. Prendo anche questi qua, i shirataki, eccoli. È tipo pasta senza carboidrati, scusate, sto facendo danni, raccolgo. Adesso continuo a fare la spesa. Anche questi di soia sono molto buoni. Queste salsine no, perché sono piene di schifezzine, quindi sorvoliamo. L'ora del bagnetto è arrivata, vero mamma? Ragazze, intanto mi chiedete sempre che prodotto uso per Pupi. Eccolo qua, e lo trovate anche su Carlita Shop. Shampoo per cani, biologico e naturale, è buonissimo questo. Pulisce benissimo, ve lo straconsiglio, e lascia il pelo morbido e lucente. C'è di due tipi, questo è per tutti i tipi di manto e poi c'è per quelli a pelo lungo. E poi dopo, lei nel frattempo si diverte, poi dopo le pulisco le orecchie con questa. Anche questa ve la straconsiglio, è una lozione che serve proprio per pulire le orecchie. Prima lei si sporcavano sempre, si riempivano di schifezze, e invece con questa restano pulite a lungo. E buonissimo prodotto, sempre biologico e naturale. Vai amore, fai vedere com'è lo shampoo.
Carlita Shop. Ragazzi, vi metto nel box informazioni del video il link a questi due prodotti, ve li consiglio, sono ottimi per la cura dei vostri animali. Amore, ti piace questo shampoo? Sì, è buono, ma lo mangiamo. Devo andare schiuma. Sì, fa un sacco di schiuma. Mi piace perché fa un sacco di schiuma e poi cioè, disinfetta, è tipo antibatterico, quindi comunque il cane viene pulito bene. È ricco di principi attivi, vedete, vediamo se metti a fuoco. Comunque è ricco di principi attivi a base di lavanda, malaleuca, quindi tea tree, è igienizzante e antiodore, quindi copre quell'odore tipico del cane, lo copre e igienizza un sacco. Comunque guardate che schiuma che fa, è buonissimo, vero mamma? Sì sì, è buono, è buono, è buono. Sì 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 sì, ti piace questo bagnetto? Lei adora il bagnetto, ma di più lo adora Dario fanno il bagnetto, vero amore? Sì. E poi questa qua, vedete? La lozione per la pulizia delle orecchie. E, oh mio Dio, è fatta così, vedete? È praticamente con un cotton fioc o con un po' di ovatta. Glielo passate nelle orecchie e si puliscono benissimo. Si attacca, si tira tutta la schifezza dalle orecchie. E anche questa qua è molto igienizzante, è buona, ve li consiglio questi due prodotti. Sì, sì, sì. Com'è questo bagnetto? Sì, 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 mi piace, mi piace. Dice acqua. Dario che le piace, vero amore? Acqua calda. Ti ha detto a te che le piace questo bagno, piace più a te lavarla. Sì, poi dopo la spazziamo, perché lei sta sul divano, sul letto, allora la teniamo pulita, vero? Acqua tiepida, non troppo calda. Sì, 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 le piace, lava il pancino. È pulita abbastanza, sei soddisfatto amore? Sì. Le zampe le pulite? Sì. Bene, adesso passiamo all'asciugatura col phon la... e il pigiama topolino. La sua asciugamano. L'hai presa? Sì. Dove sta? Sta fuori. Guarda lei come aspetta che tu la prendi. Ecco. Ecco. Vai. Questa panino. Come l'hai messa? Dov'è? Eccola. Un fagottino. Un fagottino. Kitty. Asciugati bene, mamma. Adesso dobbiamo usare asciugacapelli. Sì. Che lei non piace. No. E a te? Come sì. Confessa che ti piace torturarla, povero sì, amore. Dai, dai. Sembra una bimba profumata, eh? Lascia un bel profumo. Sì. Pulito a pupi con questo, con questa lozione. Non vi dico quanta schifezza, amore. Cioè, non vi faccio vedere perché vi schifate, ma non so quanta schifezza è uscita dalle orecchie. Adesso è tutta pulita. Prima come facevi a sentire, pulita. Pupi? È profumata. È profumata, vai, vero? Vedi, sì. Mamma, adesso vuoi dormire. Buona domenica, oggi è domenica, breve storia triste, dovevamo stare a dieta perché dopo la festa di Dario abbiamo fatto un giorno di dieta, scusate, e la suocera ci ha invitato a casa. E cosa ha fatto? Perché noi abbiamo chiesto, ieri abbiamo chiamato, qua c'è anche Pupi, abbiamo detto puoi fare qualcosa di leggero perché sai noi dovremmo stare a dieta. E lei ha detto sì sì, ma non vi preoccupate, ho fatto gli gnocchi, ok, poi ho fatto, che ha fatto più? Le scaloppine, poi sto facendo un bel tiramisù, ok, alla parola tiramisù ho detto ok, ciao dieta, addio. Comunque dopo vi faccio vedere perché sono andata... Date Zenix, cercavo un regalino per mia suocera e mi sono fermata da Zenix, ho preso un pigiama e delle pantofole troppo troppo carine. Comunque amore, devo dirti la verità, non vedo l'ora degli gnocchi. Tu? No, ma sono finiti gli gnocchi. Come sono finiti? La mia faccia quando finiscono gli gnocchi. Adesso ve li faccio vedere. Buona domenica family, oggi è brutto tempo, è tutto nuvoloso, vi faccio vedere, brutto brutto brutto, ma noi il sole ce l'abbiamo dentro. Yeah! L'outfit di oggi è super super autunnale, ho questi stivali che ho comprato da Carpisa, no da, da Scarpe Scarpe, scusate, non è che... questi stivali che ho comprato da Scarpe Scarpe, molto belli e comodi, questi jeans che ho preso da Guess, la cinta, l'orologio Daniel Wellington, adoro, non me lo tolgo più, leggerissimo, comodissimo, la borsa che mi ha regalato mio amore, vero amore? Tipo l'anno scorso, è di Rocco Barocco. Ma è Rocco Barocco? No, sì, è di Rocco Barocco. Ti ricordi, bravi amore?
E poi ci sono io. C'ho questa maglia che è molto autunnale. Questo giubbino. Questo è il mio outfit. Allora se ne vanno. Ora vado, dove è andato? No, di là. Eccezzi, com'è un... Pupi sta facendo da modella, vero? Pupi, ti piace questo vestitino? Sì, proprio è felicissima di indossarlo. Amore, guardala. Com'è bello! Però sì, va bene, però dobbiamo farlo rosa, lei che è una minuccia. Vedi se di pancia va bene. Nonna! Di pancia? Questo è un bambino a noi. Ma è più lungo se attacca. Sì. Sì, ci va bene. Ma si vede, no, si vede, vabbè, bellissimo. Guarda qua, incredibile. Si vede dalla sì, foto. Sì, come? Tutto l'arco si vede. Tutto l'arco. Due ne sono, uno chiaro e uno scuro. Hai tutto l'arco? Sì. Bello. Il tiramisù, tanti auguri a te, tanti auguri. Ragazzi, questo è il mio outfit della notte con il mio nuovo pigiamino che ho comprato oggi da Tezenis, è troppo carino, con le pantofoline unicorno, non sono adorabili e sono comodissime. Pigiamino, guardate che bello, c'è questa scritta dorata e poi c'è tutto l'unicorno, bellissimo, adoro. Ragazzi, vi piace? Io adoro comprare pigiami, comunque questo pigiama è stupendo, cioè vabbè, è bellissimo. Buonanotte, così vi auguro la buonanotte, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video come al solito martedì e giovedì ore 14 qui sul mio canale YouTube e vi aspetto su caritashop.com. Buonanotte! L'unicorno è bellissimo! Infatti è arrivato anche Bubi! Ciao, buonanotte!